prima fase, l'ingresso. Sono appena arrivati, tantissimi ospiti, ne abbiamo già intervistato qualcuno. Prima delle 14 bisognerà fare tutto perché devono partecipare ai primi stage. E poi qui al ricevimento del MIF, Milan International Festival, vengono a ritirare il tesserino, vengono a ritirare il badge per poter partecipare agli eventi, anche il braccialettino. Adesso andiamo a visitare l'habitat del Milano International Festival, questa è la hall, abbiamo visitato le persone che sono arrivate e che stanno ancora arrivando, ce ne andiamo in giro, questa è la hall dove ci sono parcheggiati tantissimi visitatori, loro li abbiamo già intervistati. Andiamo, adesso ci dirigiamo verso il Pala Congresso, un pochino alla volta, vedete sono arrivati tantissimi personaggi, anche illustri, andiamo avanti. Visitiamo i luoghi del Milano International Festival, ce ne andiamo dritti dritti al palazzetto, al palazzo del congresso. Andiamo pure, adesso stiamo arrivando al tunnel che ci porterà direttamente al palazzo dei congressi, vogliamo fare una piccola, eccolo qua, ce lo guardiamo un attimino, andiamo pure. Andiamo. Come noto loro sono i patron di questo festival, sono dei grandi organizzatori di eventi internazionali e qui ne abbiamo qualcuno. Qui i prossimi che organizzeranno, 23 e 24 gennaio, c'è il Green Latin Dance Festival, questo non è il loro sicuramente, hanno già le date del prossimo festival, del Milano International Fest, 25, 26 e 27 novembre del 2016. Il loro è famosissimo Salseando, non so quanti anni è che lo tengono, sono tantissimi sicuramente, e ci sono anche delle promozioni per altri eventi. Andiamo pure avanti. Ci stiamo avviando al palazzetto, eccolo qui. Questa è una parte del palazzetto, una parte dove terranno diversi stage. Alle ore 14 iniziamo. Si inizia con dei grandi stage, tutto il pomeriggio fino ad arrivare a serata, poi ci saranno gli show e poi la serata danzante. Andiamo a visitare il palazzetto principe, il grande palco. Lì si esibiranno questa sera, domani sera e dopodomani sera tantissimi gruppi. Si esibiranno in tantissimi show. Abbiamo anche qualcuno che promuove organizzazioni che vendono qualcosa, abiti, scarpe, ovviamente tutto inerente al mondo della danza. Adesso ci rechiamo presso la parte commerciale. Scarpe, ancora scarpe, eccoci qui. Le migliori scarpe al mondo, adesso facciamo così, diciamo due parole, le migliori scarpe al mondo. Noi realizziamo un articolo molto particolare, cioè curiamo prima di tutto quello che io penso che sia il giusto, la comodità assoluta, cioè la ballerina, il ballerino che mette le nostre scarpe, quando mette le scarpe deve essere, Dio mio, una pantofola. E poi curiamo la bellezza, la tecnica, i migliori articoli, i migliori pellami, i migliori materiali e poi la sensualità. Complimenti per la passione, per la devozione e anche per l'esplicitazione. Esatto. Da dove vieni? Roma. Avviciniamoci al tuo marchio. Avviciniamoci al loro marchio. Dov'è? Eccolo qua. Il loro marchio. Tu conti di fare tanti affari qui. Spero, perché molte scuole mi hanno richiesto, sapendo che c'era il MIF, uno dei più grandi eventi, anzi se non il più grande evento del nord, parecchie scuole che servo del nord hanno detto vieni al MIF perché abbiamo bisogno e possiamo vedere molte cose quando vieni. Ok, ci fa molto piacere. Dai. Un complimento al nord perché siete organizzatissimi, forte. Io non sono del nord, vivo al nord, mi fa molto piacere, ti ringrazio molto, ci vedremo in queste sere. Grazie.
Quando volete siamo qua. Marchio Wishdance, scarpe per tutti, a tutti i livelli e per qualsiasi tasca. Siamo a vostra disposizione. Dopo ne vedremo a provare qualche paio, va bene? Disposizione. Grazie. Grazie a voi. Il palco è quasi pronto, mancano ancora dei piccoli dettagli. Però diciamo che ci siamo. Tra 15 o 20 minuti inizieremo con gli stage. Tutto il pomeriggio, fino a questa sera, dalle 21.30 a 22, inizieremo con il grandissimo spettacolo, il grandi show, i più grandi ballerini a livello internazionale.